Il castello Macchiaroli è un castello di epoca normanna ed è importante per due eventi storici che hanno avuto sede qui. Il primo è stato la congiura dei baroni nel 1485 e il secondo è il famoso assedio che ha avuto luogo nel 1497. Nel corso dei secoli il castello ha cambiato vari proprietari che si sono succeduti, tipo i Grimaldi che erano i duchi di Eboli, i Calà, i Villano, e poi verso il 1850 una zona fu acquistata dai Leonessis e un'altra fu acquistata dai Macchiaroli, che sono i proprietari fino ad ora. Nel corso dei secoli chiaramente ha subito delle grandissime trasformazioni, per cui probabilmente all'inizio si trattava di una torre, poi sono state aggiunte le altre 5 torri collegate dai merli ed ancora oggi si possono vedere tutti i vecchi camminamenti di guerra che lo collegano. Noi in questo momento siamo sulla torre a Giammaruca, che è molto conosciuta perché all'interno c'è una scala a chiocciola, quindi Giammaruca dalla chiocciola, che era una delle vie di fuga dei principi, e da questo ingresso si scende giù per una scala molto ripida, si esce poi nel fossato e dal fossato, che circonda tutto quanto il castello, si esce all'esterno. Nonostante i vari lavori di ristrutturazione, mantiene ancora intatti i suoi camminamenti di guerra, dove si possono rivedere ancora i fori per le spingarde, le vecchie misure di difesa, delle balestre e tutto. E quindi da un punto di vista storico-architettonico è un monumento sicuramente molto molto interessante.